Essere libero per me significa soprattutto avere un sentimento che riguarda l'essere uno scrittore, un intellettuale, e cioè l'idea che quando si interviene, quando si racconta qualcosa, quando si interviene nel dibattito, quando si scrive sui giornali, si cerca di raccontare qualcosa in cui i tuoi lettori non sono già d'accordo con te, non sono già pronti ad annuire, non sanno già quello che scrivi perché scrivi quello che loro vogliono che tu scriva. Credo che l'idea di libertà seria sia quello di sorprendere prima se stessi e poi i lettori, che si aspettano qualcosa e invece si ritrovano qualcos'altro. Ovviamente questa è una libertà che va usata solo quando è necessario, però credo che sia da usare soprattutto quando è necessario.